Ci siamo ragazzi, siamo in diretta con Firewatch, questa settimana sperimentale di appuntamento fisso, bella Fabiano che sei primo, e questa settimana sperimentale di appuntamento fisso tutti i giorni, dalle 14 alle 15, Firewatch è il gioco della settimana, ciao user, ben arrivato carissimo, e quindi siamo qui, pronti ad andare avanti a seguire quel traliccio. Speriamo di non perderci più in un bicchiere d'acqua. Ciao Luca, ben arrivato. E vabbè, aspettiamo un mezzo minuto ancora prima di partire. Ciao a tutti ragazzi, ciao Vic, ciao Tre Ligia, bel nickname. Fabiano, li sentite i gabbiani? Vedete Codex, ben arrivato. Ieri ho fatto quel piccolo aumento che avete visto, non l'ho più toccato, però sono contento che si senta un pochino meglio l'audio. Devo dire che è un gioco di lunghi silenzi, eh? Non è che sia la colonna sonora fin qua abbia svolto un ruolo particolarmente rilevante. Comunque dai, ci siamo, partiamo, via. E beh, bisogna sempre mangiare leggeri prima di twitchare, cosa che io tendo a non fare. Allora, questo ci fa da save point, quindi mi state dicendo questo. Noi eravamo andati ben più avanti ieri. Ed eravamo scesi da qua, se non erro, per seguire il traliccio e scoprire chi è che ha tagliato il filo, chiudendo di fatto noi e, se non erro, anche la cara di Laila, chiudendo, tagliandoci fuori dal mondo civile. Era il tipo che abbiamo beccato, quell'uomo misterioso che ci ha illuminato con quel faro? Ipotesi che Henry ha già fatto. Ovviamente sto sbagliando strada, però voglio vedere che cosa c'è qui. Che mi incuriosiscono gli angoletti bui, ma non c'è assolutamente una fava. E di qua invece hanno voluto mettere queste macchie di colore e voi mi insegnate che non è mai per caso. Guess what? What is it? There's a bunch of empty cans up here. Same as before. Yep. These fucking kids. Kids. How could these girls be so stupid? Trust me, I never underestimate the stupidity of a drunk teenager. Also, I never underestimate the balls of a drunk young woman, having been one. Non illudiamoci, eh. Io sono abbastanza certo che non si tratti di quelle due teenager, poi lo scopriremo. L'ipotesi che fosse quel tizio c'è. Questo è un bivio, non voglio però necessariamente sbagliare strada. Ma che bivio? Va benissimo, siamo noi che avevamo divagato prima, siamo proprio sulla strada giusta. Scusate. Il che è assolutamente perfetto, però allora mi viene la curiosità di vedere che cosa c'era sulla strada sbagliata. Affacciamoci di qua, anche se da mappa sembrava chiaro che fosse una strada che non potevamo comunque percorrere a lungo, però mi incuriosisce. E in realtà è qualcosa di più di un vicolo cieco. Accidenti, c'è un sasso che mi ha fermato. Fatemi capire. Guardiamoci intorno, sai mai che ci siano degli indizi? Dopo torniamo sulla strada giusta. Mappizziamo un secondo. C'è quest'area, questa radura. Che poi non è necessariamente una strada sbagliata. In realtà le possibilità sono diverse e probabilmente tutte buone. Ciao ragazzi, ciao Leo, ciao a tutti. Federico, ben arrivato, Frascoma. Ciao ragazzi, ciao Ale, ciao Space Pigle. Ben arrivati a tutti. Aspettate un secondo, mi sono distratto. È successo qualcosa mentre vi stavo. Perché le cose succedono sempre quando io leggo la chat? Ma ho visto del fumo. Ma forse il percorso è più obbligato, di quello che pensavo. Se qua si potesse climbare, ma non si climba, quindi vedrete che torniamo in fretta sui nostri passi. Assecondate. I tralicci. Occhi e orecchi aperti, ovviamente c'è solo qualche fruscio ambientale, niente di più, un gioco silenziosissimo. Qual era qua? Memento, ben arrivato. The Witcher tornerà, tornerà. Vediamo di capirci qualcosa. Il gioco ha fatto il suo salvotto, quindi stiamo andando nella direzione giusta.
Seguiamo i tralicci. È un'area abbastanza polleggiata, per dirla come dicono dalle mie parti. Ho fatto la cosa giusta, direi proprio di sì. Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. That's actually good to hear. I can send someone out to fix it. Good find. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. I knew it the moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. Mm-hmm. And then what? I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Let's hear it. Okay. Oh yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. I don't know. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. But I am gonna need a raise. Hold your breath. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Well, they're big into Red Eagle. Great. See if you can find the path they took down from there. Chiaro, chiaro. Era quello lì, around towards the lake or something. I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. Abbastanza ridicola è questa cosa che come pollicino noi seguiamo le lattine di birra. Ora io faccio proprio il pulitore. E qua c'è un fuck yourself. Cos'è che c'è scritto? Go to hell. Accidenti, fammici arrivare. Oh. La manina proprio qua. Ok, pare che la corrente non ci sia. Voglio vedere go to hell, accidenti. Qua il gioco delude, eh. Anche perché avrei voluto una conversazione con Delilah su questo cartello, che però non riesco a raggiungere perché il gioco qui veramente delude miseramente. Sto premendo tutto ciò che bisogna premere, non c'è verso. Comunque sono mutande, non è un cartello. E c'è il ritratto di un tizio che probabilmente siamo noi. Go to hell. Quindi col cavolo, stiamo veramente seguendo delle teenager? Due teenager di cui una smutandata? La cosa si fa interessante, sicuramente. Allora, le altre lattine erano qui, il sentiero di pollicino è questo. Ma molto deludente non aver avuto una conversazione su quell'oggetto. Ho proprio visto però che non era possibile. Ancora una lattina. A sto giro le lascio, le lattine. Perché in realtà toglierle non è che sia tutta questa furbata. Questo è un percorso possibile. Ah beh, se no possiamo farla un po' più lunga e girare di qua. Ok. Anche qui c'era una sorta di shortcut. Ok. Preferisco inquinato, ma che ci aiuta a orientarci. Sì, tante scalette di pietra che ci rendevano la cosa un po' più semplice. A livello di mappa, cosa stiamo facendo? Ci stiamo avventurando a nord. Lì è dove c'era il cavo tagliato, l'abbiamo scritto, va bene. E non ci resta che proseguire. Questa bella radura, no? Questi pseudo, non papaveri, ma l'idea un po' è quella. Da sopra possiamo già guardare. Là c'è qualcosa appeso a un albero di interessante. Forse verso destra non è il percorso che faremo. Vediamo. Spacchiamoci le ginocchia come al solito. Ahia, Dio, mi viene male solo a guardarlo.
Supply drop a 0.2. Potrebbe essere in realtà intelligente. 0.2 è davvero poco, eh? Andare di là. Vediamo che non c'è nessuna interazione che richiami Delilah, quindi ci dobbiamo un po' arrangiare. Però mi interessava molto quella cosa penzolante. Questa non è un'opzione, no? Mi interessava molto quella cosa penzolante dall'albero. E se questo casco è un qualcosa di non ritorno? Ah, al diavolo. Ok. Che cosa diavolo sei? There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens? No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. Ah, possiamo farlo. Figata. Vediamo che cosa troviamo lì. Ci siamo scattati una foto e la macchina fotografica con Well, ogni I am probabilità. flush with ropes now. That pack was full of them, in decent condition too. Ok. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used three or four. Neato. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Ecco cos'era la camera, Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. E chi è? Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. Aspettami. What, Ex-lover? is he a fella you had a thing with? Yeah, it was so hot and heavy. Of course, Brian Goodwin was 12 years old, so, you know, our love could never really be understood. Ugh. I'm kidding. Not about him being an actual 12-year-old. That part's true. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. You guys keep in touch, you and the Goodwin kid? Nah, they took off pretty unceremoniously. Plus, what's a 40-year-old woman gonna do with a teenage pen pal? Good point. Anyway, so it goes. Have fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a photodome employee. I don't know, I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Ok, quindi un ritrovamento sicuramente interessante. Ci si è attivata la camera, abbiamo tanta corda, qua già vediamo dove la useremo prossimamente. Voglio fare quel percorso di 0,2 miglia per vedere se ci sono altri oggetti interessanti, magari un aggiornamento di mappa da questa parte. Ok, secondo me Delilah non ce la racconta tutta, non ce la racconta giusta, ma neanche per sbaglio. Ok, abbiamo 18 foto, non voglio sprecare niente. Quindi non facciamo foto a caso, ovviamente se vediamo qualcosa o qualcuno di interessante, chissà se ha senso da un punto di vista del gameplay o è solo così, per bellezza, diciamo. Non stiamo più vedendo lattine. Ora, o il gioco è veramente scemo, oppure il personaggio che lascia le lattine le lascia apposta, per farsi seguire. Dio, come si pianta nelle rocce, muoviti! Oh. Incredibile. Vedete, da qua capite benissimo che questo è un passaggio insuperabile. Co come superare un blocco come questo? Ah, ragazzi, ci vuole pazienza. Allora, 60 piedi. Troppo vicino per rinunciarvi dal mio punto di vista. Chissà se riusciamo a vederlo dall'alto, visto che abbiamo fatto bene. E lì ci saranno delle provviste dentro quell'affare verde. Qua non c'è un cats, così a naso. Qua ci si affaccia sul non nulla. Ok. Adesso vado qui e vi leggo un secondo. Dite meglio di Skyrim. Vediamo, vediamo. Il nostro solito codice. Lo sapete che prima o poi troviamo uno che non si apre. Oh mio Dio, oh mio Dio. Allora, questo sarebbe il nostro.
Questo sarebbe il loro e questo di quegli altri. In ogni caso non c'è una mazza né nell'uno né nell'altro. È stato assolutamente utile venire qui. Di mappa siamo in realtà di fronte all'ennesimo bivio possibile. Perché c'è la possibilità di andare sempre più a nord verso il Thoroughfare Lookout, che è dove si dovrebbe trovare Delilah, oppure di andare verso sud, verso quel cache 241. Ho voglia di andare da Delilah, vedrete che il gioco non ce lo farà fare, però ci proviamo, perché la mappa finisce e secondo me non si può. Però ci voglio provare, anche se credo con quasi certezza che il percorso giusto sia un altro. Vedete lassù che c'è Delilah, eh? Hey, I can see your tower. Suppose that means you can see me. Yeah, well enough. Do you see anything from yours, like, you know, the clues as to where they could be? Clues. I really like your enthusiasm for mystery. I'm just doing my job. I like it. I do. I can't wait for you to give these girls a piece of our minds collective. But no clues. I can't see anything from here. È molto simpatica di là, dà l'idea di essere una persona, e già questo è notevole per un personaggio di un videogame, molto molto sveglia. Hey, I'm out at a ravine. What's this thing that spans across it? That is how you get to my sector. No kidding. Well, let me hike over. Well, it's locked up and mainly for emergencies. I've never actually ovviamente qua finisce la mappa. Help! Oh God, it's an emergency! Oh really? Yeah, I got eyes on a tornado. I gotta get out of here. A tornado in the heart of the Rockies? Yes. Holy moly! I need to call this in. Tom, Two Forks sees a tornado. He says he needs an evac into my sector. It's a meteorological impossibility. There haven't been tornadoes in the greater Yellowstone region in 100 million years. You're gonna need him to stay and take a detailed personal account, even if it means giving his life. Okay, I'll tell him. Sorry, Hank. No dice. Man. Ovviamente questa è l'ironia della situazione. Al di là che fanno morire sti dialoghi, ma l'ironia della situazione, per cui, sai, via di emergenza. Meglio non avercela un'emergenza in questa... in questo contesto. Vi leggo un secondo, ragazzuoli. Ok. Leggervi mi disperde, ma mi piace farlo. E mi perderò per questo, e quando mi perderò perché vi stavo leggendo, voi dovrete dire grazie che hai letto la chat, non sei un cretino perché ti perdi come avete fatto ieri. Allora, cerchiamo di tornare sul nostro percorso. Two Forks e Johnsy Lake, va bene, dai, abbiamo capito. Si va verso quel cache, sti cazzi, che avevamo letto prima. Non abbiamo più trovato lattine, ma questa è la strada. Ora abbiamo la corda per scendere qui, ma niente. Lì c'è un aggiornamento di mappa che ci fa gioco. Ah, andiamo. Oddio. Oddio. Ok. Speriamo che questa corda, che chiaramente era in uno zaino da anni, sia ancora buona, insomma. Siamo fatti malino l'ultima volta. Cosa devo fare? Ah, semplicemente andare in giù, ok. Vai sereno, Henry. No, non voglio climbare. Vabbè, la corda è persa. Ma davvero? Eh sì, come cavolo faremmo mai a riprenderla? Ok. Facciamolo. Non è che sia richiesta proprio maestria, eh? Bravo Henry, bravo. Il gioco salva. Ora noi aggiorniamo la mappa. E allora? Ok. Guardate, delle piantine in una busta.
Che razza di una nota, come sempre in questa sottotrama che non sto praticamente cagando, di questi Dave e Ron. Guess who's going out with Debbie next week? Io. I went up to bla bla bla, but Debbie non può essere Delilah, no, sai mai che. Ok, boh, sembrano due amici che parlano di robe. Al momento ci interessa poco, poi scommetto che avrà un senso. Someone found a fossil and put it in a cash box. Could be the same person who left that antler. And maybe they're leaving me an entire creature, piece by piece. non lo posso prendere con me, chiaramente. Questo ci ricorda Jurassic Park. Non c'è bisogno di dirlo. Non posso neanche prendere la pietra. Però voglio fare almeno canestro. E che cazzo. Ok. Va bene, abbiamo aggiornato la mappa. È l'unica cosa che ci interessa in fin dei conti in questo momento. Questo significa che presto saremo un bivio grosso. C'è poco da dire, speriamo che il gioco ci dia degli indizi. Sì. Mi state dicendo che questo sembra addirittura un trivio. Trivio e quadrivio, fammi vedere. Lo è davvero anche a livello di mappa, vorrei zoomare di più. Una è una strada che dovrebbe, quella alla nostra destra, direi, dovrebbe durare davvero poco e quindi potrebbe valere la pena andarci come prima cosa. E dovresti essere tu. Hey, sorry about snapping at you earlier. I thought about it and Questo yeah, ci I suppose that interessa. must have sounded kind of weird when you heard me take that other call. Plus, you're just out here in your own head. Trust me, I know how it is. So, did you break any hearts back in Colorado when you took this job? I myself have chosen to never get attached to anyone who would miss me, but I know I'm a bit of an outlier. I'm actually married. But you're here. She's sick, and I shouldn't be here, but I Un po' am. di sincerità. I'm sorry, Henry. What is it? We'll get into it. Okay. Well, in the meantime, you are here, and it's beautiful, and escaping isn't always something Delilah bad. cerca un po' di Yeah, recuperare, sure. Like, quel I gotta go do a momento thing, but I'll have a radio. Okay, call me if you need to. di grande calo della fiducia reciproca. È superfluo dire che chi ha giocato Soma o chi ha seguito quando abbiamo fatto Soma, essere sperduti in un ambiente sconosciuto, guidati da una voce femminile fuori campo, che invece di quell'ambiente sa tutto, ricorda tantissimo Soma. È una sensazione di casa per chi ha amato quel simpatico gioco, che questo, come sapevamo, è solo un vicolo cieco. Ma probabilmente ci ha dato la possibilità di quella linea di dialogo, sai mai che fosse qualcosa di esclusivo di questo passaggio. Ora facciamo un'altra chiacchierata. Fatemi solo allungare un attimo. Ok. Non avremo nessuna chance di superare la fence. Ah, ragazzi, se non l'avete visto, andate in tendenza a vedere il video sull'Italia di quell'H show americano. Adesso non mi ricordo neanche come si chiama perché me lo sono rivisto prima, stavo morendo. Veramente qualcosa di galattico. Allora, sull'Italia, sulla politica, le elezioni italiane. Facciamo ma questa chiacchiera. Hey, Delilah? What do you got? You found him? No, not yet. Why would there be a fence out here? Because sometimes hikers go ass over tea kettle when on a trail. So the Forest Service would put up a big chain link fence? A chain link fence? Yeah, it looks like it surrounds a huge area. Huh. That's weird. That's weird, veramente, è weird che tu non lo sappia. Do you think those girls could be behind this fence? Having once been an ornery young woman, the last thing I would do is climb a fence, especially if I knew I was in trouble. I don't even know how I would get in. It's really strange that that's out there, by the way. Yeah, it's weird. Ripeto, la cosa più weird è che Delilah non ne sappia nulla o finga di non sapere nulla, eh? Teniamo sempre buona questa ipotesi.
niente, 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 niente. 18 US Code 1860. Bah. Scusate, che voglio capire. John C. Lake, la strada per il John C. Lake. Va bene, mappa. E mio Dio, come sono cambiate le luci. Comunque, la fence è lì. Noi in realtà tagliamo se andiamo subito a destra. Tagliamo un pezzo di tragitto che però poteva forse essere foriero di indizi. Parlo come il nostro Henry. Quindi un po' mi scoccia tagliare subito. Preferisco rifarla e vedere. Poi non è detto che in realtà gli indizi non fossero di qua, però il pezzo più lungo, magari più immediato, è forse quello che il gioco prevede maggiormente. E vedete? She's got Alzheimer's, like dementia. Whoa. How old was she? Is she? She's alive. Mm-hmm. She's with her family in Melbourne, Australia. She's 43. Fuck. Fuck, yeah. Sì, davvero. What was it like when you guys found out? Beh. Devastating? Certo. Especially for her, you can understand. And for you. Anyway, everything she worked for was taken away, and that was it. Yeah. I'm sorry to be such a downer. Don't even. I'm happy to listen. And, you know, we'll try to have some fun this summer. I promise. Hmm. Quindi Delilah mostra il suo lato umano. L'amica, là vediamo la fence. Quindi questo era il tragitto scorciatoia. È uno spazio molto ridotto in realtà, eh? Non stiamo trovando nulla, ma insomma bisogna andare... Sicuramente questo è un bivio. Vediamo se è un bivio reale o solo un bivio apparente. Sembra molto apparente, tanto che la strada di fronte a noi in realtà è una sola. Quindi non dovrebbe cambiare granché. Di base noi dobbiamo andare a destra, quindi... Quindi, se siamo capiti. Ma non credo cambi assolutamente nulla. Qui però dovremmo uscire dal tracciato. In qualche modo. Una foresta non proprio florida, eh? Potata? Incendio? Burned, ok. Aspetta. From this burned section of forest, I have no idea where to go. Their trail is pretty cold at this point. You're out by Mule Point. No one would camp out in the fireweed. Well, I want you to stay out there as a favor to little old me. My pleasure. My pleasure. Okay, we know these young women are sloppy. They must have left some sort of trail. Okay. Okay, quindi lei vuole che comunque indaghiamo qui. A livello di mappa, vedete, abbiamo fatto una piccola shortcut, ma quest'area era prevista e siamo perfetti. E quindi ci aspettiamo, vorrei avere i miei poteri da Witcher, davvero in questo caso, ci aspettiamo di trovare delle tracce, saremmo dovuti arrivare da qua, ci aspettiamo, forse da qua, forse più da qua, e ci aspettiamo di trovare delle tracce, perché sono lesi, sono sloppy queste teenager così cazzare, però non era mica un teenager cazzaro quello che ci puntava quella luce la notte scorsa, e non era certo un teenager cazzaro, secondo me, quello che ha fatto quel casino nella nostra torretta. Ergo. Dovremmo trovare qualcosa, no? So, how'd you meet? Met in a bar. The birthplace of modern romance. Un po' eccessiva questa dilagna. I walked over and asked her what her major was, because I thought she was a student, not a prof. Smooth. That's me. I did make the first move, though. Aw, you were brave. I was drunk. Ok. Questi dialoghi chiaramente sono legati all'area di gioco, quindi questo vuol dire, come è logico, che stiamo proseguendo nella giusta direzione. Faccio un po' di destra-sinistra, perché... Ehi. Lì c'è la discesa. I've had a hell of a time getting this fucking flapjack off his ass and out to repair that wire. Excuse me, flapjack? You know, like a loser, a chotch. I really don't.
but I do now. Well, the next time you're at a bar and some banker steps on your foot so he can order his crappy martini, you've got just the name to use. Okay. Hey, Flapjack, why don't you wait your turn before I bounce your face off a dumpster? It's beautiful! Vedete, c'è un bivio, qua siamo in una delle due direzioni. Mi interessa però di più l'altra, perché l'altra è sicuramente un vicolo cieco e quindi la voglio visitare. Indizi non se ne sono visti, ma sai mai che non si approfondisca un po' questo strano rapporto fra Delilah e Henry, non è di qua. Allora, eccoci qua. Questa è l'altra parte, vediamo se la mappa mi dà ragione, ma direi di sì. Ah, siamo già alla fine addirittura. Questa sarebbe una bella sciocchezza, perché se io scendessi mi ritroverei in un tragitto che ci siamo lasciati alle spalle. Al momento non è quello che voglio fare, alla peggio lo rifaccio nell'altro punto dell'altro bivio. Scusate, dell'altra via del bivio. Un'occhiatina comunque male non fa. Sai mai che ci siano lattine o cose del genere. Stiamo abbastanza girando così, senza un reale costrutto, da quando non abbiamo più trovato indizi. John Oliver, ragazzi. La cosa più bella che mi è piaciuta di quel video lì è quando lui, più bella, più interessante forse, quando a un certo punto lui cita una frase di Berlusconi sugli omosessuali, adesso non ricordo quale, ed è lo sconcerto nella platea, il oh mio Dio, e quanto noi, a differenza di loro, siamo del tutto abituati a quello, nonostante Trump c'è ancora una sensibilità molto diversa. Poi è anche una trasmissione. Back to Boulder? You should go be with her. That's my opinion. Sorry for the umpteenth time. I don't know. I haven't really thought about it. Right now I'm trying to hunt down some vandals and I don't even know what I'm going to do when I find them. Ci sta anche perché Henry vuole... thinking very far ahead. Esatto. You should go see her. She's with her family in Melbourne. Ma Delilah, ma dico. Not big fans of mine. Oh. Her sister, Susan, is great, but her parents... I think they always thought she could do better and that I could have done a better job looking after her. Fuck that. I have no doubt you did your best. Eccessivo, Delilah, eccessivo. Come fai a dire una cosa del genere? You should go. Don't let a couple of assholes keep you away from someone you love. I'll think about it. Non lo so, o lo si spiega meglio oppure non è tanto ben scritta questa parte. È un po' forzato il fatto che Delilah diventi improvvisamente l'amica del cuore che dà consigli biografici su cose complicatissime. Non è una cosa che mi sta facendo impazzire, questa parte qui. Esatto, Federico, ti sto leggendo. Ah sì. Sono d'accordo con te, assolutamente. Bisogna considerare che lo show di Oliver è uno show ovviamente di pubblico democratico, quindi non dobbiamo poi prenderlo troppo come rappresentativo al 100% della cultura e della situazione americana, questo lo sappiamo bene. Vediamo un po'. Wow, I'm on top of a natural bridge out here. Really? Is it a complete arch? No, I guess the bridge is out here. Still, I think I could jump this gap to get across the canyon. Wow, you're a regular Evel Knievel. Oh yeah, you should see the jumpsuit I'm wearing. Ok, in altre parole dobbiamo fare questo saltino sul vuoto, ma insomma è proprio un saltino. La scelta di mettere la musica adesso? La verità è che potremmo anche scendere di qua. Però lui ha fatto questa gag. E quindi... mi sembra una sciocchezza scendere qui, perché dovrei? Facciamo il saltino. I'm at that rock arch over the canyon. Still no sign of those girls. Try hiking back to your tower. You might have a better vantage point from up there. Mm.
Ah, spacebar per giampare, ok. In realtà, se lei ci dice di tornare alla nostra torre, noi potremmo anche scendere di qua, sappiamo che in qualche modo il canyon conduce alla grotta e bla bla bla. Però figuriamoci. Hopla, bravissimo. Ma è bella questa musica. Qua si sale. Sì, 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 l'embè è proprio quello il punto, eh. È quello che ti fa capire quanto sia irrecuperabile la faccenda, perché non può più essere... non c'è un appiglio empatico per cui la tua argomentazione può ottenere l'ascolto. E quando non hai questa cosa qui, devi cercare altri strumenti. Strumenti che però devono sempre passare dalla democrazia. E allora anche la tua narrazione deve diventare super emotiva. E allora l'altro, quello che ha reso le cose così, ha vinto lo stesso. Allora, scusate un secondo, guardiamo la mappa, ma mi pare che stiamo andando sicuramente nella direzione obbligata. Torniamo a Two Forks, ci è stato consigliato, abbiamo fatto un super giro, vabbè, abbiamo ottenuto un'informazione importante e si torna alla base, sicuramente vedrete che ci saranno novità. Hopla. È notevole comunque come il gioco prevedesse di sbagliare strada e perdersi, potevamo farlo, eh? Potevamo allungarla, rifare giri già fatti. Chissà, forse si scoprivano cose nuove, eh? Anzi, lo do anche per buono, però insomma. Cerchiamo di essere lineari per tenere vivo il filo della storia. Vedete che non abbiamo clear. E chiaramente c'è un oggetto che non abbiamo ancora raccolto. Dove sono? Cosa sto facendo? Ok. Two Forks, 800 piedi, benissimo. Dovremmo essere tipo arrivati, molto vicini. Non lo so, non vedo indizi. Là c'è un albero sradicato, vabbè. Non mi aspetto mostri da questo gioco oramai. Direi che possiamo essere tranquilli che sia un gioco di mondo reale. Ok. Yeah, I think so. That thin plume of smoke? Yeah. Looks like it's way down to the southwest. Aspetta, aspetta. You should be able to find a way over there from the meadow by the lake. Towards Five Mile Creek. It's in the southwest quadrant of your map. Aspetta, 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 aspetta. You think it's those girls? Aspetta, aspetta, aspetta. I'm pretty sure it's a campfire, so yeah. I'd call that a safe bet. Man, they really do not give a shit, do they? Not a one. Ok, però io ho detto di aver visto una cosa che non ho visto, però insomma ci ha detto quadrante southwest, la mappa è stata aggiornata. Mi piacerebbe però vederlo, questo benedetto fumo. Accidenti a me. Sapete cosa faccio? Aspetta. Ah, eccolo, 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 eccolo. Era da qui che veniva la conversazione. Ok, I have eyes on that smoke plume. Great. Find your way over there and give them hell. Claro, claro, claro. Mappa. Mappa. Non avevamo segnato. Ah, campfire smoke, mio Dio. Questo sì che è lontano. Dovremmo in qualche modo cercare nuove strade, quindi andrei verso destra, andrei verso il Ruby River. È proprio in realtà potremmo anche fare la strada già fatta proprio a sinistra dei City Boss lì, e quello significa che si può scendere con una corda, se non ho capito male. E quindi sì, direi che andare dritto e poi a sinistra alla fine è il percorso più, forse, più intelligente. Facciamo così, facciamo così, facciamola facile. Grosso modo da questa parte. E tra l'altro lo stiamo proprio splendidamente indicando. Aspetta, dove cavolo si scende? Si scende poi. Me lo sto inventando. Si scendeva, non mi ricordo più nulla. Come cavolo?
Forse più in qua. Yes. Forse sto andando troppo a nord. Fammi scendere, giochino. Sto cazzeggiando, vediamo qua. Oddio. Dovrei tornare indietro, là c'era un bivio, ma come cavolo? Ho proprio sbagliato strada. In queste situazioni la mappa va guardata un po' più spesso di così, eh? Di come sto facendo io. Per capire meglio. Ci siamo riposizionati. Ancora un po' avanti, poi a sinistra. Tipo che questo è il nostro sentiero. Uno dei possibili, insomma. Ok, tu sei la strada già percorsa, ma questo non ci stupisce, lo sapevamo. Questo, ancora una volta, è un piccolo bivio, non dovrebbe essere di quelli problematici e accidenti. Però nel dubbio andiamo dritto. Cioè, andiamo di qua. Tra l'altro, in realtà si potrebbe camminare con la mappa sempre davanti agli occhi, ma insomma, mi sembra un po' un'esagerazione. Io ho sentito un suono come di bonghi, ma diciamo che la natura fa un po' quello che vuole, dai. Ovviamente sto correndo. Questa è la corsa di Henry, d'altra parte, dai, è realistico. Però qui potrei non essere stato il più furbo del bigoncio, Well, I'm back at my shitty boss's gonna get me killed hill. eh. You ready to give it another shot? Do I seriously have Dai, to? su, che To get down adesso. to Five Mile Creek? Yeah, afraid so. It's quite a ways downhill from here. Lo devi fare. Tra l'altro, grosso errore da parte mia. Grosso errore. Non sono risalito sulla torre quando eravamo lì sotto, dando per scontato che non ci sarebbe stato niente di nuovo. Convivrò con questo errore perché non ho voglia di tornare indietro, però è possibile che ci fossero aggiornamenti. E novità, accidenti a me. Non ci ho proprio pensato. Avevo idea di salire per altri motivi, per vedere meglio, e nel momento in cui non è più stato necessario, non ho pensato quadrimensionalmente. Già, direi che la rana bollita, ragazzi, è una buona immagine. Allora, vediamo di proseguire. Mappizziamo, ma problemi non ne abbiamo. Beh, problemi non ne abbiamo. In realtà sulla sinistra, tra non molto, dovremmo avere un'altra rupe da discendere. Quindi teniamo gli occhi aperti sul lato sinistro del nostro percorso, non così presto, direi che possiamo avanzare ancora un po'. Però stiamo da questo lato e probabilmente l'abbiamo trovato adesso, sì. È il momento di prendere una nuova strada. Sono certo che questo è un gioco che si potrebbe giocare gironzolando, esplorando, probabilmente un gioco del quale scopriremo molte meno cose di quelle che contiene. Lo stiamo un po' rushando. Però sarebbe abbastanza assassino cazzeggiare per chi segue, onestamente, anche per me che gioco, vi dico la verità. E quindi mi fido che la ciccia sia tutta sul percorso principale. Qualcuno che lo conosce bene sicuramente saprà cosa mi sto perdendo. Il tempo atmosferico non si aggiorna in tempo reale, però a seconda delle aree va avanti. Qua di fatto è un dritto per dritto fino al fiume. E poi dovremo seguire un pochino il fiume e risalire. Andiamo di qua. Un'altra radura, lì ho visto, direi, un aggiornamento per la mappa, convenientemente messo in un posto visibile, ma questo non è irrealistico, anzi è logico che facciano così. Ok,
Aggiorniamo la mappa e là c'è una cosa interessante. Missing person. How many hikers go missing in the Shoshone? More than none, unfortunately, with most of them being in this area. The thoroughfare because it's so remote. Why? I found an old flyer for a missing hiker. It just got me thinking, that's all. Like how you said one day you were talking to the Goodwins and then the next you Infatti. Matt Goodwin didn't get mauled by a bear or stuck in a ravine. He was just a PTSD'd a-hole who dragged his son out to do a job and realized it was a bad idea. PTSD? That doesn't sound good. Yeah, I don't know. He was in the army. He was off. It's actually the saddest story. He was only discharged because his mother, Brian's grandmother, died. She'd been taking care of him, and Ned was the only next of kin. Damn. And you got to know Brian a little bit? Yeah. I talked to him way more than I talked to Ned, that's for sure. How was he at, you know, spotting fires? Better than you. He actually liked to stay in the tower. Questa persona non sarà irrilevante ai fini del gioco, ovviamente. Potrebbe essere quello che ci ha illuminato prima. Mi riferisco al tizio di cui parlava Delilah, eh? Ma chissà che anche Mitch Michaels, chissà se è solo un esempio di quello che può succedere qua. È stato visto l'ultima volta intorno a John C. Lake nell'81, quindi sarebbe veramente il colmo. In ogni caso lo prendiamo. Anche perché no, ci palesa l'immagine di un militare, probabilmente di alto rango, della guerra civile americana, non saprei neanche se nordista o sudista. Theodore Roosevelt si legge. Forse sto veramente sbagliando, no, forse la sto sparando troppo grossa, quindi... We are in their country, quella degli orsi. Guardiamo la mappa. Dovremmo avere esatto, beh, oddio, niente di particolarmente utile. Immaginavamo già di dover fare questo percorso e lo faremo. C'è un bivio, poi un altro volendo, ma insomma tutto riporta allo stesso tracciato. Proseguiamo. Col fatto che sta venendo sera... Well, for as dry as it is this summer, there's an area down here that's lush. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Yeah, I think that's where I am. Ah, è Roosevelt. Did you know that? È lui addirittura. Voi siete bravi, ragazzi. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you're actually getting paid to learn all of these amazing things? Also, by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. Okay. Sì, sono d'accordo sul fatto che stare a... ciao Fulvio, ben arrivato. Eddie, ben arrivato davvero. Beh, sei davvero qui per un gioco molto, molto compassato. Decisamente story driven. Attraversiamo il nostro fiumiciattolo. Questo significa che a livello di mappa abbiamo già fatto tutto questo? Sì? Senza grossi problemi, direi. Siamo dall'altra parte. Direi di proseguire così, finché il gioco non ci fa capire che stiamo sbagliando. Musica. Bello qua. Bellissimo qua. Ecco, questo è un bel momento. Questo lo attraversiamo facilmente. Allora voglio vedere anche di qua. Bella, bellissima luce. Sto giocando giochi, considerando The Witcher 3, sto giocando giochi con una cura del tempo atmosferico e della luce veramente straordinaria, da questo punto di vista fantastici. Mi affaccio anche di là, non vogliamo cazzeggiare troppo, però un'occhiatina per prolungare un attimo questo bello stacco. Bellissimo.
bellissima questa chitarra acustica. Hey, what's to the south of here? Mexico? Is this some sort of riddle? I just have a nice view to the south. You know, trees and mountains forever. Well, eventually you'll wander into the area overseen by Chimney Rock Lookout, but that's probably an impossible hike in terms of terrain. Claro. Per questo dicevo, il gioco ha molte più linee di dialogo di quelle che vedremo noi. C'è quel disco solo acustico di Pat Metheny, come cavolo si chiama, dove suona anche Simon Garfunkel e altri? Adesso questo non è Pat Metheny, non bestemmiamo, però. It's a really nice waterfall down here. Given those girls love a skinny dipping, I bet they're nearby. Mappizziamo. Mi scoccia perché Delilah mi ha sicuramente detto come fare, ma confesso di non averla molto ascoltata. Va bene, qua abbiamo finito, bisogna andare di là. Ah, ma guarda. Chissà se. E bembe. Ah. Sarebbe bello passare lì. Tra l'altro, visto che la mappa è precisa. Ah, ma abbiamo già fatto quello che dobbiamo fare. I'm sorry. Mi ero disorientato. Siamo dove dobbiamo essere. Questo è il passaggio. Dal prima al dopo. Eccole. I see a campsite and it looks like they've got a fire. Is it them? That seems like it. I swear they must have dragged four cases of beer out here. Track them down and don't let them see you. What a job this is. A caccia di teenager nel bosco. Con lo scopo di legarle. Io non voglio pensare male, però. Ah, vedete che hanno rubacchiato da noi, ste stronze. Che sicuramente si stanno divertendo. Vabbè, stomp out. Ok. I have entered the teen zone. Oh, really? Where's that? It's the name of a magazine for girls. It's on the ground here at their camp. Ecco, Teen Zone. Vabbè, sono proprio lo stereotipo, volete proprio. Well, I found some dangerous hunks. What on earth are you? It's another one of those magazines. Beh, adoro, l'ironia che c'è fra di loro. Pants are back. I'm sorry, pants are back? According to the experts at Teen Zone magazine, it's unclear where they've been. The pants, I mean. Okay. These girls have a full case of beer left here, a full case. Well, they're impressive little shits, I guess. That is some dedication. Ah, found my sheets! So they did break into your tower. Looks like... Però tutto questo non ci spiega il tizio nella notte che ci ha puntato la lampada, Troppo facile. La Teen Zone, le riviste da teenager, qualcuno ci sta guidando. E non sono due teenager. Non sono due teenager. Guardate, sono... O è troppo facile, è troppo stereotipata questa ricerca. Why the hunks have to be so dangerous. Well, you're clearly not a young woman. Girls should want nice hunks. Ugh, boring. Va bene, direi che abbiamo dialogato, sì, quello che dovevamo fare. Qua c'è altra roba.
Non so, non mi convince, non mi convince. No, maybe I should take one of their sleeping bags as payback. At this stage, take whatever you want. Your tent looks like it's been through the shredder. What could have done that? Like a bear or I don't know, it sounds crazy, but even a bull elk if it's off its rocker. Whatever did it, did not hold back. You've got that camera, right? It might be a good idea to get a few snaps, just in case. Sì, hai ragione. Good thinking. Facciamo proprio il prof... Alt. Alt. Dear Psycho, yeah. Fantastico. Caro Psycho, I hope you're fucking happy. We are leaving and we are going to find the police or whatever and tell them about how you creeped on us in the lake and then came and destroyed our campsite and all of our stuff. Oh, and stealing panties is gross out. You're probably a mental fucking axe murderer and are so going to jail. I hope it was worth being a jerk over some fireworks, dick. Aspettate, dov'è qua? Oh, they're gone, for sure. How can you tell? Well, the girls left someone, me, I guess, a note. Well, what's it say? Hey. I need to call the police because they think I attacked them. Oh my god, well, did you? I didn't do anything to them, but it looks like someone had it out for them. Then why do they think it's you? Fuck, I don't know. Huh. Hey, I don't. I believe you. Come on, Henry. All right. It's just, it's weird what happened out here. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know, but they're gone. There's no way to call the cops. They're not coming back, and we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Yeah, me too. Non è finita qui. Day 3. Peccato che non abbiamo osservato tutto in realtà. Ok, trova dei legni, delle tavole per pacciare la finestra. Vabbè, lo faremo dopo. Hey, Henry? Non sentiamo. Yeah. What do you look like? Why are you asking? Because I'm horribly superficial. Ok, l'ultimo non so chi sia, mettiamo Burt Reynolds. I get confused for Burt Reynolds all the time. Oh, is that so? Women say that we have a similar musk. Uh-huh. Hey, you asked. Okay, well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, you know, PC or whatever they say. Oh my god, you are the whitest man. Wow. I don't need a spotting scope for that. And if not shorts, then what do you normally like to wear? Tuxedos. Tuxedos as often as sarebbe dire in smoking. Really? You bet. How cosmopolitan. I didn't realize Boulder was so chic. It is the peak of high society. Good to know, dear. Yes. Now tell me about your face. I'm looking at you across the bar. What do I see? Vediamo. Do I have a thin mustache? Real thin mustache. I got a long scar, goes down across my eye and down my cheek. And you only wear tuxes. Yeah. Are you a freaking Bond villain? Carino. I get up to some stuff, yeah. I don't think you're taking this very seriously. No, in effetti no. Your eyes. Get out of here. I'm drawing you. I need to know. You're what? Is that okay? Ci sta disegnando. Don't answer. I'm gonna do it regardless. Fine. Your eyes, tell me. Vedrete che noi questo disegno lo vedremo prima della fine del gioco.
Steely, happy, tired. Happy. They're happy, I think. I mean, I've been told they look happy. Julia told you that, huh? Look, I don't know how to describe eyes. Happy is good. That's good. Okay, got it. Thank you, Henry. You get what you need? Absolutely. Vedremo sicuramente il disegno di un tizio con una cicatrice in smoking molto presto. Beh, direi che per il momento ci siamo. Direi che per oggi abbiamo fatto il giorno numero 2. Non so quanto sia lungo questo gioco, non so cosa succederà ancora, ma siamo arrivati dove dovevamo arrivare. Facciamo il nostro salvotto, che non credo sia fondamentale in questo momento, ma lo facciamo. Ne penso che questo gioco ha una bella atmosfera, Caroline Marina, una bella atmosfera, una grafica e una cura del tempo, appunto del tempo atmosferico fatta bene. È gradevole il rapporto con Delilah, i due personaggi sono caratterizzati molto bene, quindi è facile sentirli come dei personaggi reali. Il gioco in sé non è stato così entusiasmante, sto continuando ad avere l'impressione che debba ancora iniziare, eppure, accidenti, saranno 3 ore che ci giochiamo, per quanto chiacchierando e andando piano. Non lo so, sento che questo gioco ha qualcosa in serbo per noi e sento che è necessario che ce l'abbia, perché sarebbe un po' poco se no. Però mi piace moltissimo come hanno caratterizzato i personaggi. Ah, Abzu, immagino si potessero fare cose che non sono riuscito a fare, accidenti. E così, ragazzuoli, sono le 15.01, grazie mille per aver seguito. E ci vediamo domani alla stessa ora, direi sempre con Firewatch, per questa settimana sperimentale con appuntamento fisso giornaliero. Buona giornata, ragazzi.